Gentilissimo Francesco, sono Alex e sono la preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, una scuola online che riproduce il mondo magico di Harry Potter con smistamenti, lezioni e attività della Coppa delle Case. Abbiamo deciso di accompagnare il nostro regalo con questo video per permettere ad alcuni nostri studenti, quelli un po' meno timidi, di poterle mandare un messaggio personale per ringraziarla per lo splendido lavoro che ha fatto come direttore del doppiaggio, dialoghista e doppiatore di Severus Piton nella saga di Harry Potter cinematografica. Siamo contentissimi e orgogliosissimi di incontrarla di nuovo e la ringraziamo per la sua gentilezza e disponibilità e siamo felicissimi di aver raggiunto in così poco tempo questo risultato e poterle fare un regalo per ringraziarla un minimo per tutto il lavoro che ha svolto e per le grandissime emozioni che ci ha regalato con la sua splendida voce. Grazie mille e adesso lascio spazio agli studenti. Buongiorno signor Vairano, sono Francesca Scalesse. Sebbene ci siamo visti alla festa dell'unicorno, dubito molto che possa riconoscermi, visto che ero travestita dal professor Piton in quell'occasione. Colgo l'occasione per ringraziarla per aver dato voce a uno dei miei personaggi preferiti, per l'appunto il professor Piton della saga di Harry Potter. Adoro questo personaggio per la sua complessità. Non lascia trapelare da che parte sta se non fino alla fine di tutta la saga. E un personaggio astuto e abile e con una facciata da cattivo, ma tuttavia ha dimostrato di essere leale e capace di amare. Devo ammettere che mi ha fatto davvero emozionare. Ora la saluto e le auguro tanta fortuna per il futuro. Arrivederci. Salve, mi chiamo Lucrezia Innocenti e sono una delle prefette Serpeverde del gruppo di Alois Harry Potter. Volevo farle i complimenti per la quantità esorbitante di doppiaggi a cui ha preso parte. Oltretutto volevo dirle che lei è stato una delle persone che è riuscito a convincermi a farmi decidere cosa vorrei fare fra qualche anno. Perché io, come fa lei, vorrei intraprendere la carriera di doppiatrice. Sono Cristina, per me è un'emozione grandissima poter dire grazie alla voce che ci ha accompagnato in questa meravigliosa avventura che è diventata un mondo, perché chiamarla storia è veramente riduttivo. Perciò semplicemente grazie per tutte le emozioni che ci ha regalato. Grazie. Scompisce, polposo, sì! Siamo a Napoli sotterraneo e c'erano dei passaggi che sembravano veramente le grotte dove Bilbo e Gollum facevano la gara di indovinelli. E questo è tutto dedicato a Francesco Vairano. Ci sono delle gallerie. Non puoi passare! Salve signor Vairano, il mio nome è Federica e sono stata scelta per salutarla e ringraziarla a nome di tutto il magico mondo di HarryWeb.net, mondo all'interno del quale ormai da diversi anni do vita a un personaggio scrivendo con il nome di Gabriel Master, una giovane insegnante di difesa contro le arti oscure, nonché una delle due responsabili del dormitorio di Serpeverde. In HarryWeb tentiamo di dare la possibilità a tutti di vivere la stessa magia, conciliando un gioco entusiasmante con l'amore per una saga senza tempo, una saga che anche lei ha contribuito a farci amare, cosa per la quale non saremo mai abbastanza grati. Siamo lieti di avere contribuito a questo pensiero e ci auguriamo di rivederla il prima possibile insieme a noi, considerato anche un omaggio a tutta la grande categoria dei doppiatori italiani. Se verrà un nostro duro, lei sarà il nostro Tesoro! tesoro. Il mio tesoro!
Ciao Francesco, da Veri Cinefili cogliamo questa occasione per ringraziare un grande professionista che ci ha dato tante emozioni, dando a film cult e personaggi straordinari voce e vita. Quindi grazie di tutto e ti auguriamo ogni bene per il futuro. C'è senz'altro qualcosa di magico nell'idea di prestare la voce a qualcuno. Nel corso della storia grandi uomini e grandi donne l'hanno prestata per cause, popoli e altro. Io nel mio piccolo lo faccio con il mio lavoro di traduttrice. Lei nel suo grande lavoro ha prestato la voce a tanti personaggi che ci hanno toccato l'anima, e quindi sono convinta pienamente che oltre alla voce ci abbia davvero messo anche l'anima. Quindi grazie e si goda la sua bellissima Chrissy 3. Non dirmi ora che ti sei affezionato al ragazzo. Expecto, patron. Lily. Dopo tutto questo tempo. Sempre.